caffè sono nuovamente capace di intendere e di volere, quindi ciao a tutti, bentornati o se siete nuovi, benvenuti sul mio canale. Io sono Marika, su questo canale si parla di libri e vi do il benvenuto in questo weekend vlog, un vlog del fine settimana in cui semplicemente vi porterò con me in questa giornata in cui parliamo di libri, vita, tutto quello che ci viene in mente e ci facciamo compagnia. Io sono al mare in linea del tutto teorica perché credo che se tutto va bene il mare lo vedrò direttamente stasera, in quanto ho tutta la giornata impegnata dal master. Sto seguendo infatti un master in editoria e comunicazione, oggi appunto c'è la lezione che mi terrà impegnata dalle 9:30 alle 18 circa, infatti sono già le 9:05 e devo muovermi. Avrei voluto fare diverse cose stamattina, tra cui andare in cartoleria che dista circa 10 minuti a piedi da casa mia per prendere un quaderno, perché dovete sapere che io sono un monaco amanuense, preferisco molto di più scrivere in cartaceo che in digitale, ma non ho materialmente tempo di farlo, quindi oggi mi arrangerò un po'. Tra le cose, stamattina sarei voluto andare a correre, avrei voluto un po' seguire quella che è la mia routine, ma come dire, stamattina è il famoso il giorno dopo, se ci intendiamo, quindi è andato un po' così, va bene lo stesso, magari recupererò stasera. Vi sto dando giusto un tono, una sistemata, una rinfrescata, e ultimamente sono fissata con quest'acqua corpo alla ciliegia che metto per principio, anche se chiaramente nessuno potrà mai sentire il mio profumo, ma a me piace tantissimo. In momenti totalmente casuali della giornata prendo e la spruzzo. Volevo darvi qualche info in più, non ricordo dove l'ho presa, e ovviamente la comodità prima di tutto, quindi sopra composta, sistemata, e giù non lo vedete ma pantaloni della tuta ovviamente. La lezione di oggi sarà, non vorrei sbagliare, sull'ufficio stampa e l'importanza dell'ufficio stampa in una casa editrice. Sono molto curiosa, sarà una giornata bella intensa e spero il tempo e il mare saranno belli durante tutta la giornata e anche stasera quando finirò, perché ho una voglia matta di andare a fare un lungo bagno, si spera fresco e rilassante. Come contorno occhi in questo periodo sto utilizzando questo qui, Dragon Fruit, credo in italiano si traduca frutto della passione, correggetemi se sbaglio. Teoricamente effetto lifting, non so, non uso questo effetto, però è molto idratante, e per me che tendo ad avere la pelle secca tutto l'anno e particolarmente d'estate, si sta rivelando molto utile. Balsamo labbra che in realtà regalarono a mia mamma lo scorso Natale, faceva parte di un pacchetto, e di tanto in tanto, giusto per idratazione, lo utilizzo. Ultima sistemata e siamo pronti. Nel frattempo raccontatemi anche voi come sta andando la vostra estate, se siete in vacanza, se siete a lavoro, se state studiando, anche se credo che ormai le sessioni di esami siano finite per tutti, dove andrete in vacanza, cosa state leggendo, quali libri vi stanno facendo compagnia quest'estate, se le vostre letture vi stanno soddisfacendo o meno. Raccontatemi un po', aggiornatemi, e noi ci aggiorniamo più tardi perché io devo scappare e iniziare. Questo è un video per la Marika del futuro che chissà fra quanto tempo riguarderà questo video. Oggi è sabato 29 luglio 2023, tu sei tanto tanto emozionata perché questa è la prima lezione del master in editoria per aprirti le porte del mondo in cui tu desideri stare, per fare quello che ami, che più ti appassiona, ti piace. In questo momento fra emozioni strane, sei tutto un groviglio di emozioni, tensioni, farfalle dello stomaco che hai provato poche volte in vita tua. C'è sicuramente l'eccitazione delle cose nuove, della novità, ma sai che è quella pulsione, quelle sensazioni di quando stai percorrendo la strada giusta. Non so tra quanto tempo, quanti mesi, quanti anni, cosa sarà successo da oggi che registri questo video a quando lo guarderai, ma sappi che questo giorno sei stata emozionatissima, senti un groppo in gola e che non lo dimenticherai mai, e non vedi l'ora di vedere questo percorso e la vita cosa ti riserveranno. Buona lezione, ci aggiorniamo per qualsiasi cosa, d'accordo? Grazie, grazie di nuovo. Grazie. Eccoci qui, la prima parte della lezione della mattina è appena finita, vorrei dire che sto per fare pausa caffè, ma mi è venuto un bruciore di stomaco atroce, quindi passerò oltre, piuttosto cercherò qualcosa da mangiare, vorrei anche un attimino sistemare tutti i libri che ho portato, e ora vi faccio rendere conto un attimo del mio
poco senso della misura. Guardate, questi qui sono nel mio immaginario i libri per un fine settimana. Questo, il Gattopardo, ancora non posso parlarvene, ma riguarda un futuro molto prossimo. Questi tre per la tesi, per lavorare alla tesi, Furore, che sto leggendo con il gruppo di lettura, sono quasi, sì, sono a pagina 248. Diciamo che le vicende stanno appena entrando nel vivo, me ne manca ancora tanto. Questo qui che mi è stato inviato giusto qualche giorno fa, che in questo momento vuole leggere mia mamma, e questa box in collaborazione con Nutrimenti di romanzi.it, di cui devo fare l'unboxing, ve lo lascerò poi su Instagram. Mi è arrivata da un po', ma durante un periodo in cui non sono stata a casa dove mi arrivano gli ordini, quindi non ho potuto mostrarvela prima, ma recupererò tra l'altro questa scatola, mi piace tantissimo, in perfetto tema estivo. E ultima, ma non per importanza, questo mio recente acquisto, influenzatissima da Il Grammatico Antipatico, che si chiama Compiti delle Vacanze per amanti dei libri, e sono 100 quiz, giochi ed esercizi su 5 livelli di difficoltà a tema letterario. Diamone qualcuno, perché l'ho guardato giusto di sfuggita. Per esempio, io ve ne faccio vedere qualcuna, magari provate ad indovinare, scrivetemi le vostre soluzioni nei commenti e poi vi darò le giuste. Il libro più venduto di Charles Dickens, Oliver Twist, David Copperfield, Racconto di due città, Circolo Pickwick, l'autore spagnolo del romanzo storico La Cattedrale del Mare, e abbiamo le varie opzioni, oppure vediamo anche dopo qualche altro tipo di gioco, Primo Levi e Carlo Levi, padre e figlio, fratelli omonimi. Qui parliamo di rapporti, credo, sì, parenti, legami di parentela tra autori, Chiara Tagliaferri e Nicola La Gioia, moglie e marito, zia e nipote, estranei addirittura. Vediamo qualche altro gioco, qui abbiamo intermezzi di lettura, dovrebbero essere sì delle citazioni, arrivando poi anche a un criss-cross dantesco. In base al numero di lettere e agli incroci possibili, inserisci nella griglia tutte le parole tratte dalla Divina Commedia, elencate di seguito e suddivise in ordine di lunghezza. A me questi giochi piacciono tantissimo, infatti credo che ce lo leggeremo un po', io e mamma, in questi giorni al mare, sulla spiaggia o nei momenti di pausa, perché siamo entrambe appassionate di puzzle, cruciverba e tutti questi giochi. Falso storico, individuiamo i falsi storici. Oscar Wilde, credo dovremmo individuare l'opera non scritta da questi autori, per esempio Oscar Wilde, Virginia Woolf, io ve li lascio così che potete darmi le vostre soluzioni nei commenti, John Green addirittura, Roberto Saviano, Jane Austen, c'è di tutto, non vedo l'ora di iniziarlo. Compiti delle vacanze per amanti dei libri 2, c'è anche una versione precedente che però non ho trovato quando sono andata in libreria. Nel mentre io sto cercando qualcosa da mangiare, non so se optare per uno yogurt, un po' di frutta o fette biscottate, che secondo me in questo caso possono tornarmi utili. Stavo per dimenticare di dover prendere delle compresse, degli integratori, perché non ci facciamo mancare niente. Credo andrò per le fette biscottate, quelle che non ho mangiato stamattina, e a mani in cuore, anche se ne avrei gran bisogno per affrontare tutto il resto della giornata, devo rinunciare al mio caro amatissimo caffè. Direi che ci fermiamo. Onestamente, la forza per mettermi davanti a una videocamera e registrare in questo momento non so neanche io chi me la stia dando, perché comunque 10 ore di master sono belle impegnative, belle toste. È pur sempre 29 luglio, siamo tutti stanchi, tutti bene o male provati, quindi la stanchezza di fine giornata si fa sentire. Tra l'altro è finito anche una ventina di minuti più tardi del previsto e non ho neanche la forza di tagliarmi la frutta, sono andata direttamente a prendere tutta la scodella e la mangerò così, poi farò una corsa sulla spiaggia a fare un bel bagno, che lo sto agognando. Fatto sta che è stata una lezione interessantissima, il cui argomento era l'ufficio stampa e l'importanza dell'ufficio stampa in una casa editrice. Siamo partiti stamattina dagli antipodi, proprio dalle origini, da dove nasce la comunicazione in riferimento alla comunicazione pubblicitaria, e nasce grazie a un circense di cui ora non ricordo il nome perché i miei neuroni non connettono più, ma è il circense a cui si ispira praticamente il film The Greatest Showman, uscito qualche anno fa, famosissimo, molto probabilmente
probabilmente lo avrete visto, io ancora no, ho visto soltanto qualche spezzone, qualche scena, il film integrale non ancora, quindi siamo partiti proprio dalle origini e poi abbiamo sviluppato 10 ore di discorso, interessantissimo, ho preso un mare di appunti, infatti ho anche la mano alquanto dolorante, e nel quarto d'ora di pausa pomeridiana ho anche iniziato lui, ho fatto circa i primi 10 quiz, alcuni molto divertenti. Si inizia proprio da un ABC per testare un po' il livello, tant'è vero che dice: nel caso in cui non dovessi riuscirci, non fartene un cruccio, ma magari trovate un altro passatempo, giardinaggio, bricolaggio, uncinetto o che ne so, un corso di ceramica. Per fortuna mi sono difesa bene, direi benissimo, le sapevo tutte e 12, cerco di farvele vedere così, altrimenti poi ve le lascio, spero vediate. Partiamo da domande tipo: come si intitola il grande poema epico di Virgilio? Iliade, Eneide o Carneade? Oppure: qual è la più celebre opera teatrale di Samuel Beckett? Aspettando Godot, aspettando il tram, aspettando e sperando, l'ultima sono io. Oppure: qual è il cognome della misteriosa Elena, autrice del libro La vita bugiarda degli adulti? Elena Sofia Ricci, Elena Stancanelli, Elena Ferrante? Oppure ancora: come si intitola la raccolta di novelle e dialoghi scritta da Giacomo Leopardi tra il 1824 e 32? Operette morali, operette immorali, operette immortali, e così via. Sono 12 domande, giusto per testare un po' il livello. Poi abbiamo il secondo esercizio, invece chi l'ha scritto, quindi da tutta una serie di opere devi individuare l'autore, un altro in cui devi completare il titolo dell'opera, poi ancora c'è la caccia al refuso, questo è stato divertente, e così via. Dovrebbero essere un 100 esercizi e mi sta divertendo molto farlo, anche se non credo di portarlo in spiaggia adesso, voglio un po' riposare gli occhi, anche perché tra le cose ho dimenticato gli occhiali a casa mia, quindi tutta la giornata davanti al PC senza occhiali. Ok, non ho questa miopia importante, però comunque contribuiscono sensibilmente all'aumento della stanchezza. Stasera non ho idea di cosa farò, il cuore e l'istinto mi dicono di dormire perché ho un bel po' di sonno da recuperare. Staremo a vedere, la mia unica certezza è il bagno che di qui a poco, appena avrò terminato la frutta, andrò a fare. Che poi non so voi, ma io amo la frutta tutta, ma provo dei sentimenti per l'anguria, mangerei soltanto questa per tutta l'estate, colazione, pranzo e cena. Potrei nutrirmi di anguria 24 ore al giorno e non sto scherzando, chi mi conosce lo sa benissimo. Fra oggi e domani devo anche trovare un po' di tempo da dedicare alla tesi perché ormai siamo agli sgoccioli. Ottobre sta arrivando e c'è ancora un po' di lavoro da fare prima di finalmente iniziare il mio percorso di lettere. Saranno dei mesi tormentati di novità sotto tutti i punti di vista, di cambiamento. Sto prendendo delle decisioni importanti sia a livello accademico che lavorativo che professionale, ci sono tante cose in ballo, e se da un lato c'è l'eccitazione delle cose nuove, la voglia di fare e la consapevolezza di star percorrendo la strada giusta per sé, c'è sicuramente anche tanta paura, tanto timore che accompagna poi ogni novità, dell'incertezza, come giusto che sia, di perdere un attimo l'equilibrio, stabilità sotto i piedi, ma fa parte del gioco che ho scelto di giocare, va bene così, sono consapevole, sono carica, energica. Anche a livello accademico sto prendendo delle decisioni importanti, questo master è stata per tanti motivi una di quelle, lo stesso fatto che da lingue passerò a lettere, ma ho comunque intenzione di proseguire anche con una magistrale, visto che dall'anno scorso, se non mi sbaglio, c'è l'opportunità di seguire due corsi di laurea contemporaneamente, quindi sì, sono consapevole del carico che mi sto mettendo sulle spalle, ma sono decisioni che ho maturato riflettendoci, pensandoci per mesi e mesi, giorno e notte. Poi magari, se vi interessa l'argomento studio, il lato un po' più accademico e volete, ne parlerò in un altro momento in maniera più approfondita, perché per quel che riguarda il mio percorso avrei tanto da dire. Ora finisco e ci aggiorniamo più tardi. Eccola qui, questo non so ancora se mia mamma l'abbia iniziato. Copia presa, noi andiamo. Dedico questo.
questo premio a tutti, diciamo, quelli come me che sono dei sognatori, e al rischio, perché bisogna rischiare per poter raggiungere certe cose. Grazie.